Putin in Italia, la visita ha l'obiettivo di rompere l'isolamento internazionale di Mosca dopo la crisi ucraina. Il presidente russo stamani all'Expo di Milano. L'Italia è un grande partner della Russia in Europa, dice. E Renzi gli fa eco. Il momento è difficile, sono tante le cose che ci uniscono, uniti contro il terrorismo globale. Nel pomeriggio Putin incontrerà Roma Mattarella, poi Papa Francesco, stasera cena privata con Berlusconi. Bocciato dall'Unione Europea l'ultimo piano presentato dal governo greco sulla questione del debito, l'Unione Europea che ha giudicato insufficiente il pacchetto di proposte arrivate da Atene e che ha sottolineato come a questo punto tutto sia nelle mani del governo ellenico, che deve dar seguito a quanto è emerso nelle ultime discussioni tra il Premier Tsipras e il Presidente della Commissione Juncker. La produzione industriale italiana torna a calare, il dato di aprile fa segnare un meno 0,3%, una frenata dopo i risultati positivi di febbraio e marzo. Lo rileva l'Istat, che tuttavia registra un aumento su base annua, a tirare soprattutto il settore auto in crescita negli ultimi 12 mesi di quasi il 56%. Mafia Capitale, dopo l'ondata di nuovi arresti, polemiche alle stelle, nel PD cresce il timore di un possibile scioglimento del Consiglio Comunale. 5 Stelle, NDC, Fratelli d'Italia e Lega chiedono le dimissioni di Marino. Il sindaco respinge gli attacchi e sostiene di essere un argine contro la corruzione. Dagli interrogatori di Buzzi spunta anche il nome del vice sindaco. Continua lo scontro a distanza tra il presidente della regione Lombardia Maroni e il ministro dell'interno Alfano sull'invio nord dei migranti sbarcati in Italia. Sembra una sorta di ritorsione contro le regioni del settentrione, ha dichiarato Maroni. Per Alfano è invece una distribuzione più equa in tutto il paese per chi ha fatto richiesta di asilo. Intanto sulla vicenda pesano i ritardi delle decisioni di Bruxelles su un'accoglienza a livello europeo. Nuova bufera giudiziaria sul calcio nazionale, la Digos ha perquisito la sede della Federcalcio, il presidente della Lazio, il vicepresidente federale Claudio Lotito, ha indagato per tentata estorsione su finanziamenti a società calcistiche. L'inchiesta della Procura di Napoli è nata dalla registrazione di una telefonata tra Lotito e Pino Iodice, dirigente dell'Ischia Calcio. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, una mattinata passata con gli occhi puntati sull'Expo di Milano. L'attesa era tutta per l'arrivo di Vladimir Putin, che in questa settimana abbiamo definito il grande assente al cospetto del G7, i grandi del mondo a parlare proprio del grande escluso. Dunque Putin cerca alleati per uscire dall'isolamento, non solo diplomatico, ma anche da quella pressione delle sanzioni sul caso Ucraina che sta mettendo a dura prova la tenuta anche della Russia. E dunque per una volta ospite gradito al cospetto degli europei, possiamo riassumere così, Giulia, mi rivolgo alla nostra inviata a Milano, l'arrivo di Putin con una giornata molto fitta per una visita che resta una visita lampo, Giulia. Buongiorno Cristina, buongiorno ai telespettatori. Infatti proprio alle nostre spalle a Palazzo Italia si sta svolgendo da circa una mezz'ora in corso l'incontro bilaterale tra Vladimir Putin e Matteo Renzi. I due premier si sono incontrati questa mattina all'Expo di Milano in occasione della giornata nazionale della Russia. Il presidente russo è arrivato con un'ora di ritardo, Matteo Renzi lo ha aspettato per più di mezz'ora sotto il sole. Si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera, poi hanno visitato il padiglione russo e il padiglione italiano. Grandi misure di sicurezza, naturalmente l'Expo è blindato, questo però non ha evitato che i filorussi, sostenitori di Putin, che lo hanno accolto con bandiere e applausi, abbiano invece fischiato il premier Matteo Renzi durante il suo discorso, dicendo no sanzioni, no sanzioni. Proprio perché, come dicevate da studio, il clima è molto teso, il G7 si è chiuso da poco, un G7 in cui il presidente americano Barack Obama ha accusato Putin di voler riportare la Russia ai fasti dello Stato sovietico e ha detto che le sanzioni saranno inasprite se non cambierà la rotta sull'Ucraina. Di questo dovrebbero probabilmente parlare i due leader oggi nell'incontro in corso. Matteo Renzi non ha mai nascosto di voler avere un atteggiamento di fermezza ma anche di dialogo. Ricordiamo che la Russia
Russia è anche un grande partner commerciale per l'Italia. E allora sentiamo che cosa ha detto durante il suo discorso questa mattina Matteo Renzi, proprio a proposito dell'incontro che sarebbe iniziato dopo neanche un'ora. Sentiamo. Viviamo un quadro internazionale difficile, non soltanto per le questioni che non ci vedono uniti, ma anche per questioni che dovranno vederci sempre più dalla stessa parte, in uno scenario internazionale molto complicato, a partire dalla minaccia terroristica globale, di cui nelle prossime ore parleremo anche in occasione di un bilaterale con il presidente Putin. Io, caro presidente, la accolgo con grande gioia in questo spazio. Il prossimo appuntamento internazionale di grande rilievo che si terrà in Russia, ce ne sono tanti naturalmente, ma sarà quello del 2018 ai mondiali di calcio, dove spero invece di venire a darle qualche dispiacere insieme alla nazionale italiana. Da qui ad allora lavoreremo insieme per fare non soltanto dell'Expo un grande appuntamento di riflessione e di approfondimento, ma anche per riuscire tutte e tutti insieme a ripartire dalla tradizionale amicizia italo-russa per cercare di affrontare le sfide, sia quelle che ci vedono oggi su posizioni divergenti, sia le tante sfide che ci vedono insieme. Dunque, grazie alla nostra inviata Giulia. Sì, grazie Giulia. Dicevamo appunto, abbiamo sentito le parole di Renzi e dicevamo di un Putin che cerca di uscire dall'assedio di un'Unione Europea che non molla la presa. Le ultime parole arrivate che pochi istanti fa sono da Strasburgo, riguardano un passaggio del rapporto sullo stato delle relazioni tra Unione Europea e Russia. Vi leggo un passaggio, dicono: Mosca non è più partner strategico, violazione deliberata, si legge in un passaggio da parte di Mosca dei principi democratici e del diritto internazionale sullo sfondo proprio della crisi ucraina. Putin che vedrà tra il 18 e il 20 giugno Tsipras, arriviamo alla Grecia, si parlerà su quel fronte di temi economici, ma quel che ci riporta l'attualità greca è soprattutto il braccio di ferro con i creditori e quell'accordo che non arriva. Calcisticamente l'Europa ha detto la palla è di nuovo nel campo ellenico, perché le proposte arrivate dopo tanti giorni di attese non rispecchiano le promesse di Tsipras dei giorni scorsi. Mai così netta, forse, la risposta della Commissione europea alla Grecia. Il piano presentato da Atene lunedì sera non è sufficiente, secondo quanto ha dichiarato poco fa in conferenza stampa il portavoce di Jean-Claude Juncker. La palla è nel campo greco e ci si aspetta ancora che sia messo in pratica quanto concordato il 3 giugno col presidente Juncker. Una doccia gelata, insomma, non solo su Atene, ma anche sulle borse che stamattina galleggiavano in attesa di questa risposta e che ieri avevano chiuso una giornata decisamente negativa con Francoforte ai minimi da febbraio. Non è ancora arrivata neanche la conferma dell'incontro che, secondo il governo greco, si sarebbe dovuto svolgere nel pomeriggio a Bruxelles tra Tsipras, Hollande e Angela Merkel. Anzi, i fonti francesi sembrano per ora escludere questa possibilità. Le tre pagine consegnate a Bruxelles già ieri nelle prime indiscrezioni circolate erano state definite insufficienti dai funzionari europei. Tsipras avrebbe fatto qualche apertura, passi avanti sulla questione del surplus di bilancio, dell'IVA, una timida concessione sul grande tema delle pensioni che per i creditori sarebbero invece da riformare drasticamente. Aperture importanti, secondo lui, tanto da rendere necessario un appello al suo partito, Syriza, perché non faccia mancare il sostegno al governo. E Tsipras avrebbe tentato ancora di mettere insieme nella trattativa le misure da realizzare subito per ottenere lo sblocco dell'ultima tranche di prestito e la questione in generale della sostenibilità del debito. Con un'ultima proposta, quella di usare un prestito del Fondo Salva Stati per ripagare i debiti con la BCE, che ha poche probabilità però di essere accolta da molti partner europei già stufi di finanziare Atene. Così si capiscono le esitazioni di Merkel e Hollande ad acconsentire ad un nuovo incontro col primo ministro greco, che si sarebbe dovuto tenere a margine del vertice tra Europa e America Latina, che si è aperto stamattina a Bruxelles, e anche la freddezza di Juncker, che nei giorni scorsi si sarebbe addirittura fatto negare al telefono quando Tsipras aveva cercato di ricontattarlo. E dunque dall'Eurogruppo, l'avete sentito, filtra un po' di sicuramente delusione, soprattutto la sensazione che la Grecia stia sottovalutando la questione del debito pubblico, quel compromesso tra riforme e consolidamento dell'economia che anche noi in Italia faticosamente ricerchiamo, con numeri che sono ancora contrastanti pur nel segno della debole ripresa. Aprile, dolce dormire.
recita il detto popolare che l'industria italiana sembra aver sposato, almeno stando ai dati dell'Istat. Secondo le statistiche, infatti, la produzione industriale proprio ad aprile ha subito uno stop che in pochi si aspettavano. Per due motivi. Il primo è perché nei due mesi precedenti, febbraio e marzo, aveva mostrato una certa vivacità e fatto intravedere la famosa luce della ripresa economica. Il secondo è da ricercare negli ottimi risultati raggiunti dalla produzione delle auto. Nonostante ciò, al contrario, oggi l'Istat ci dice che la produzione di tutta l'industria italiana è tornata in zona negativa e ha perso lo 0,3% rispetto al mese precedente, raggiungendo un esile più 0,1% nel raffronto con aprile dell'anno scorso. Insomma, i numeri tornano ad essere negativi e questo nonostante la forte accelerazione della produzione nell'industria automobilistica. Questo settore, tra i più colpiti dalla crisi insieme a quello delle costruzioni, sta vivendo invece una vera primavera che ancora però non riesce a trainare dietro di sé gli altri settori. La sua rinascita però ha raggiunto quasi il 56% rispetto all'anno passato, una galoppata iniziata 7 mesi fa e che, oltre a portare il tasso di crescita ad un livello così alto che non lo si vedeva dal 2009, ha fatto annunciare a Marchionne oltre 1000 nuove assunzioni nei vari stabilimenti dell'ex Fiat. Tra chi poi può vantare un buon risultato, neanche a dirlo, c'è la produzione petrolifera con il suo più 16,8% e quella farmaceutica con più 9%. Decisamente male l'industria tessile e di abbigliamento, meno 6%, e quella siderurgica, meno 5%. Insomma, questi numeri mostrano come la ripresa economica nel nostro paese sia ancora molto fragile e ben lontana dai livelli pre-crisi e come il traino dell'export del settore auto non siano ancora sufficienti a farle ingranare la marcia. E poi c'è la mala politica, ci sono le inchieste in corso, cominciamo da quelle nuove, le novità che riguardano il senatore di NCD Antonio Azzolini, presidente della commissione bilancio di Palazzo Madama, tra i destinatari dei mandati di arresto emessi questa mattina dalla procura di Trani. Si tratta del crack della casa di cura Divina Provvidenza, richiesta d'arresto già notificata al Senato, verrà trasmessa alla giunta per le immunità. In tutto sono 10 le persone arrestate, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e altri reati, un crack da 500 milioni di euro. E poi naturalmente ci sono gli sviluppi di Mafia Capitale, anche oggi una giornata di interrogatori di garanzia, ma c'è quel nuovo filone, il secondo atto della giornata di ieri, i nuovi arresti, ancora appalti pubblici truccati e ancora un quadro che emerge che è davvero devastante. Interrogatori, arresti, indagini che si incrociano, il Campidoglio accerchiato dalle inchieste giudiziarie, dagli interrogatori di Salvatore Buzzi, il compare di Carminati nell'organizzazione criminale che si era infiltrata nelle stanze dell'amministrazione capitolina, spunta il nome dell'attuale vice sindaco Luigi Nieri di Sinistra Ecologia e Libertà, da sempre vicino al mondo delle coop. Buzzi parla delle cene elettorali, sostenevamo alcuni candidati, abbiamo finanziato Alemanno, poi abbiamo dato un contributo anche a Ozimo, l'ex assessore capitolino alla casa del PD, arrestato la settimana scorsa e da ieri ai domiciliari. I nostri candidati erano Ozimo, Coratti e Nieri, dice Buzzi ai PM. Il vice sindaco chiedeva favori, cercava di far assumere una figlia. Nieri replica su Facebook: conoscevo Buzzi perché mi occupo di sociale e di carcere e quanto ai favori è così che funziona con chi fa politica e non fingiamo di non saperlo. Delle sue entrature in Campidoglio, del legame con l'ex capogruppo PD Coratti, Buzzi si vanta anche in un'intercettazione che risale a novembre 2014 e che è un po' il concentrato del suo pensiero se magniamo Roma. Lui ci è resta sin da 3 anni e mezzo, con il mio amico capogruppo se magniamo Roma. Ieri l'ultimo clamoroso blitz con l'arresto di Fabrizio Amore, un imprenditore a cui nel 2010 Alemanno sindaco era stato di fatto regalato, sostengono gli inquirenti, l'appalto per il restauro dell'aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, dove si riuniscono i consiglieri. Un appalto da 5 milioni aggiudicato col trucco, grazie alla complicità di un architetto dirigente della sovrintendenza del comune che è finito dentro. E proprio in quella sala ieri
la giunta del sindaco Marino ha effettuato il suo rimpasto sostituendo i consiglieri arrestati nel blitz Mafia Capitale atto secondo, una seduta accerchiata dalle proteste con momenti di tensione dentro e fuori. Movimento 5 Stelle, Casa Pound e Fratelli d'Italia insieme per chiedere le dimissioni della giunta. E avete visto nelle nostre immagini, non è solo un assedio concreto insomma, di fronte al Campidoglio, ma è anche un assedio figurato nei confronti del primo cittadino di Roma, Marino, pur spalleggiato dal PD, ma è un PD che a livello locale esce fortemente coinvolto in questa fase. Dunque Marino assicura per l'operato suo e della sua giunta, tira dritto, le incognite sono molte, a cominciare con quell'ombra davvero temuta, anche se improbabile, del commissariamento. Se si dimette o no. Ma insomma, mi sembrerebbe il mondo all'incontrario, Alice nel Paese delle Meraviglie. Il sindaco di Roma Marino respinge l'ipotesi di dimissioni, ma anche di commissariamento del comune in una giornata, quella di ieri, in cui un'altra mazzata è arrivata sul Campidoglio, con un altro filone di arresti per appalti truccati, per i lavori di restauro della stessa sala consigliare, l'aula Giulio Cesare. E non solo. Nella stessa giornata anche le dimissioni del capogruppo PD alla Regione Marco Vincenzi, che pur non essendo indagato lascia perché il suo nome finisce in un'informativa dei ROS. Meglio fare chiarezza, nessun avviso, ma non voglio passare per uno attaccato alla poltrona, ha spiegato Vincenzi. E oggi affiorerebbe tra le intercettazioni di Salvatore Buzzi anche il nome del vice sindaco Luigi Nieri, SEL. No comment e buona giornata, glissato poco fa Marino. Di certo cresce lo stupore, il disorientamento e la paura per un'inchiesta che si allarga a macchia d'olio. Marino se la prende con il PD romano, mentre dal Partito Nazionale ho avuto un grande aiuto, sono stato ostacolato dai capi bastone, gente che con la mia giunta non ha mai toccato palla, dice il primo cittadino. Ma con il passare delle ore quel cordone di sicurezza che il PD da Renzi ad Orfini ha assicurato finora al sindaco Marino comincerebbe ad allentarsi. Lo fanno capire alcune dichiarazioni da Enrico Letta che ieri sera, mentre annunciava di lasciare il Parlamento, ha a proposito di eventuali dimissioni di Marino, ha dichiarato: mi sembra che serva un segnale forte. Dello stesso avviso questa mattina ad Omnibus Gianni Cuperlo. Ha un suo fondamento la richiesta di dimissioni. Potrebbe ripresentarsi alle elezioni da persona onesta qual è. Quel gesto di vittoria dello stesso Marino, mentre nell'aula del Campidoglio ieri insorgeva la rivolta dei grillini, sembra simbolizzare dunque ora più che mai la sua solitudine nel tentativo di tenere in piedi a tutti i costi la sua giunta. Ma il timore che pervade sempre di più il Nazareno è che si arrivi ad un commissariamento per mafia del Comune di Roma, una iattura per il PD che si potrebbe dunque solo scongiurare con le dimissioni volontarie di Marino. E fin qui dunque il terremoto politico e giudiziario di Roma Capitale, PD che è alle prese anche con quelli che sono stati derubricati come inciampi tecnici. Parliamo del difficile, ormai è chiaro, cammino del DDL sulla scuola, le aperture di Renzi di fronte alla direzione, alle minoranze del partito, il possibile incontro anche con le istanze dei sindacati, ma poi i numeri, quelli del Senato che inchiodano la maggioranza a un compromesso difficile da trovare e si è colto ieri. Sarà una discussione breve perché le decisioni vanno prese in fretta, ci sono assunzioni da fare e la scuola inizia a fine estate. Il parere negativo della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama sulla riforma della scuola sembra non preoccupare Luigi Zanda. Incidenti come questi possono capitare, spiega sul Corriere della Sera il capogruppo del PD al Senato, convinto che dietro non ci siano trabocchetti politici. Né da parte di NCD, che con tre assenze ha determinato di fatto la bocciatura, né da parte della minoranza Dem, da sempre molto critica sul testo e firmataria di una serie di emendamenti sui quali Renzi è però pronto a riaprire il dialogo e magari ad accoglierli per poter migliorare la legge, come ha annunciato due sere fa nel corso della direzione del partito. Confrontiamoci, ma la riforma la portiamo a casa, ha ribadito ai suoi il Premier, liquidando come un contrattempo la bocciatura di ieri in commissione, ben conscio che a Palazzo Madama la maggioranza ha sì i numeri risicati, ma che in aula alla fine i voti ci saranno comunque, magari grazie ai fuoriusciti grillini e al soccorso azzurro di Denis Verdini. Il parere di non costituzionalità espresso dalla commissione non è infatti vincolante e il provvedimento potrà approdare lo stesso in aula.
Da parte sua, la minoranza Dem accoglie con soddisfazione le aperture di Renzi, ma resta guardinga. Ieri c'è stata la prima riunione della componente che fa capo all'ex capogruppo della Camera, Roberto Speranza, e che dovrebbe unificarsi con quella di Gianni Cuperlo. L'obiettivo è quello di creare un'alternativa a Renzi rimanendo all'interno del PD. E la prima partita si giocherà proprio sul tema della scuola, con il lancio di un referendum tra gli iscritti del partito, in modo che possano dire la loro sul testo del DDL. Testo che la Commissione Cultura di Palazzo Madama comincerà a votare il prossimo lunedì, dopo che la Commissione Bilancio avrà dato il suo ok alla sostenibilità economica della riforma. Il nodo resta invece nel governo. Angelino Alfano ha convocato per oggi una riunione dei gruppi di area popolare al Senato e alla Camera per fare chiarezza su quanto successo in Commissione Affari Costituzionali, cioè sulle tre assenze, tra queste Gaetano Quagliariello, che hanno determinato la bocciatura del DDL. Assenze che, nonostante la rassicurazione del capogruppo Schifani, sono sembrate un chiaro segnale politico indirizzato al leader di NCD affinché segua una linea più autonoma rispetto a Renzi. E poi c'è un'altra partita che l'esecutivo sta giocando, ormai è chiaro, senza condivisione e collaborazione per ora da parte dell'Unione Europea, che stenta a trovare un accordo. Di mezzo ci sono i toni, che per ora restano toni da propaganda, dei governatori del nord che minacciano zero accoglienza, però di fatto non ci sono ancora i blocchi e le proteste minacciate. C'è invece quella politica di distribuzione sul territorio che va avanti, e proprio verso il nord arrivano gli immigrati, con le immagini che vi mostriamo. Entrano ed escono dal centro emergenza della Croce Rossa di Bresso, primo punto di approdo alle porte di Milano, per i migranti inviati dal sud Italia prima di essere smistati nei vari comuni della Lombardia. Eccoli mentre si dividono le ricariche telefoniche per chiamare a casa. Alcuni di loro sono tra i volti nuovi arrivati ieri in Pullman, circa 500, così come disposto dal Viminale nel piano distribuzione migranti nel nord Italia, che tanto ha fatto infuriare il governatore Maroni. Altri 735 verranno sistemati in Veneto, 485 in Piemonte, 350 in Liguria. E se non bastassero i centri accoglienza, i dormitori, gli ostelli e in qualche circostanza anche le case messe a disposizione da alcuni privati, i prefetti dovranno pensare ad alloggiarli nelle caserme, come è già accaduto a Treviso. Con l'arrivo dell'estate, i numeri degli arrivi sono destinati ad aumentare. Sulle coste libiche è stato stimato che siano almeno 200.000 le persone pronte ad imbarcarsi. L'Unione Europea prende tempo e lascia l'Italia ancora da sola a gestire l'emergenza. Si tratterebbe di accogliere 24.000 persone dall'Italia e 16.000 dalla Grecia, ma Bruxelles, che inizialmente si era data come scadenza il 1° luglio, non ha ancora trovato l'accordo ed è probabile che ogni provvedimento verrà preso non prima di settembre. Noi crediamo che si debba agire ora e non tra 4 mesi, ha però detto a Bruxelles Natasha Berthaud, portavoce della Commissione Europea. Ma le tensioni non sono solo all'esterno con l'Europa, ma anche all'interno con il braccio di ferro tra i governatori del nord e il governo. Oggi Renzi e Maroni si sono incrociati ad Expo per accogliere il presidente russo Vladimir Putin, stretta di mano. Avete parlato di immigrati? Come si può non parlare con Maroni? Liquida con una battuta Renzi. Maroni insiste, stiamo parlando di clandestini e non di profughi. Ha detto questa mattina alla telefonata di Belpietro, l'arrivo di altri migranti al nord sembra una sorta di ritorsione di un governo incapace di risolvere la situazione. Immediata la risposta di Alfano, avanti così, non ci fermiamo mica perché i leghisti minacciano di occupare le prefetture, è una questione di giustizia e di solidarietà nazionale con il sud, premieremo i comuni che si dimostreranno solidali. Fuori dalle polemiche, il commento del capo dello Stato, che ricorda il problema dell'immigrazione in un messaggio per la festa della Marina: affrontate l'emergenza con abnegazione e professionalità che vi hanno conquistato l'ammirazione internazionale, ha detto il capo dello Stato. Per il calcio dovremmo parlarvi della settimana di avvicinamento della nazionale agli impegni europei. Si gioca venerdì, ma è difficile parlarne perché c'è il calcio scommesse che ancora incombe, nuovi indagati e poi un altro fronte che tocca la Federcalcio. La tocca fisicamente perché è stata una mattinata di perquisizioni in Via Allegri e c'è un nome eccellente che torna in primo piano in qualità di presidente della Salernitana. Una bufera giudiziaria tocca Lotito. Il calcio italiano non trova pace ed è ancora nella bufera. Dal calcio scommesse alle ingerenze di Lotito nei rapporti con le squadre di Lega Pro.
Questa mattina gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione nella sede della Federcalcio in via Allegri a Roma, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli. Nell'indagine risulta indagato per tentata estorsione il presidente della Lazio e consigliere federale Claudio Lotito, al quale è stata perquisita anche l'abitazione romana. A quanto si è appreso, l'inchiesta è scaturita dalla registrazione di una telefonata con Lotito consegnata agli inquirenti dal direttore generale dell'Ischia Calcio, Pino Iodice, nei mesi scorsi. I presunti illeciti riguardano l'erogazione di finanziamenti federali a società calcistiche, perquisizioni anche negli uffici del presidente federale Tavecchio e del numero uno della Lega Pro Macalli, che non risultano indagati. Ad avviare l'inchiesta, le intercettazioni delle telefonate tra Pino Iodice e lo stesso Lotito diffuse dal dirigente dell'Ischia il 13 febbraio scorso. In quelle conversazioni il patron della Lazio commentava il ruolo del presidente della Lega di Serie A Mario Beretta, del quale disse conta zero, mentre si dichiarava preoccupato per la promozione poi effettivamente avvenuta del Carpi in Serie A. Iodice rivelò poi di avere altri audio, mai consegnati ai media, attestanti le minacce di Lotito di togliere i finanziamenti federali spettanti all'Ischia in caso di mancato appoggio a Mario Macalli alle elezioni del presidente della Lega Pro. Intanto emergono nuovi elementi sul fronte della combine tra Teramo e Savona in Lega Pro. 30.000 euro sarebbe stato il prezzo per combinare la gara del 2 maggio scorso, vinta dal Teramo, che con quel successo ha ottenuto la promozione in Serie B con una giornata di anticipo. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Catanzaro, che stamani ha portato a perquisizioni e dalla notifica di 5 nuovi avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta Dirty Soccer. La dirigenza del Teramo avrebbe dato mandato al direttore sportivo dell'Aquila, Ercole De Nicola, già indagato nella stessa inchiesta e ritenuto capo di una organizzazione dedita a combinare partite, affinché aggiustasse il risultato in favore della squadra abruzzese. Con questo ci fermiamo, pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque 20 secondi dopo le 14, di nuovo insieme in diretta tutti gli aggiornamenti e l'informazione che resta sulla 7. Vi facciamo vedere, stacchiamo un attimo con l'aiuto della nostra regia in diretta dall'Expo milanese, giornata di visita lampo di Putin in Italia, cominciata proprio col confronto con Matteo Renzi, prima le dichiarazioni del premier italiano e di Vladimir Putin. Adesso lo vedete nelle parole di Matteo Renzi, la conferenza stampa di fronte ai giornalisti. Continueremo a parlarne con il nostro TG Cronaca e tutti gli approfondimenti con Caterina Bizzarri, tra poco i titoli. Noi, se volete, ci vediamo domani. Grazie e buona giornata.